Andiamo a capire che cosa ne pensa Cristiano Lucarelli della sua Ternana vittoriosa in rimonta contro il Benevento. A voi, Sonia. Sì, allora, buon pomeriggio. Allora, prima di tutto una curiosità. La Ternana era reduce da 4 vittorie consecutive, con questa è la quinta. Il primo tempo in grande difficoltà. È stato, ecco, il primo tempo più difficile da affrontare per la Ternana nelle ultime 5 partite? Sì, direi di sì, anche se poi il Benevento non è che abbia, diciamo, creato tantissime situazioni, no? Mi ricordo quella all'inizio di Lagumina, dopo poco quella nostra con Partipilo, poi c'è stato l'episodio del vantaggio e l'episodio del rigore che, insomma, penso non fosse abbastanza solare che non ci fosse. Però io temevo tanto il Benevento perché è una squadra che non so, io tanti anni fa venni qua con la nazionale Under 21 e feci un gol con la Polonia in questo stadio, no? È una squadra che mi è sempre stata simpatica e l'ho sempre seguita negli ultimi anni anche di Serie A e c'ha una proprietà forte che da tanti anni fa calcio e che mette insieme sempre squadre importanti, anche in Serie A. Poi purtroppo la retrocessione è arrivata quasi in maniera meritata l'ultima retrocessione, però noi avevamo visto che c'è una qualità di palleggio in questa squadra incredibile e la nostra difficoltà era proprio quella di riuscire ad arrivare con le scalate giuste sul loro fraseggio. Giocando loro con un centrocampo a 5, noi a 4 eravamo sempre fuori tempo e loro ovviamente avendo giocatori di grande qualità, noi l'abbiamo sofferta il primo tempo. Però sapevamo anche, per ammissione dello stesso Fabio, che nell'ultima mezz'ora avrebbero potuto avere un calo fisico. E quindi alla fine del primo tempo abbiamo sistemato quello che c'era da sistemare dal punto di vista tattico, mettendo dei giocatori veloci per poter diciamo, evidenziare ancora di più un prevedibile calo atletico del Benevento e diciamo ragazzi sono stati bravi, noi diciamo da 3 anni che sono qui, noi penso sia la decima partita che ribaltiamo completamente perché ormai c'è una mentalità che le partite finiscono quando l'arbitro finisce. E poi soprattutto noi sappiamo che nell'ultima mezz'ora, grazie al nostro preparatore atletico, stiamo meglio degli altri, a prescindere. Quindi per noi un risultato pesantissimo perché una volta che il Benevento avrà recuperato i 7 giocatori che ha fuori e avrà sistemato la condizione atletica, sicuramente questa è una squadra che lotterà fino alla fine per poter andare in Serie A. Effettivamente anche la Ternana ha un grande potenziale perché c'è ampia scelta, qualità anche in panchina, poi ci sono giocatori come Palumbo, insomma, che fanno la differenza anche in questa categoria, al di là, no, poi dei nomi blasonati. Il problema è che i nomi blasonati in questa categoria, diciamo, non sempre sono portatori di risultati. Ci vuole gente affamata, ci vuole gente che ha voglia magari di riscatto, ci vuole giovani, ci vuole gente che abbia fame, perché se non hai fame questa categoria ti evidenzia i problemi più di qualunque altra categoria, perché questo è l'unico campionato dove l'ultima in classifica può andare a vincere in casa della prima. E quindi se non hai le motivazioni, se non hai la fame, se c'hai un po' di puzzetta sotto il naso e ti senti magari giocatore di Serie A, in Serie B fai fatica. Io lo posso dire perché è capitato anche a me tanti anni fa da calciatore, quando ero 6 mesi prima, ero in nazionale, giocavo la Champions con lo Shakhtar Donetsk. L'anno dopo ero in B con il Parma e mi ritrovai ad andare in panchina perché c'era giovani dietro che spingevano e che avevano più fame di me e io, nonostante la mia carriera, andai in panchina con Guidolin. Quindi questo campionato è un campionato, come dico io, maledetto. Domande da studio. Buonasera e bentrovato mister. I Presidente. cambi in questa partita, uno dei tanti fattori importanti. Il bello della diretta perché, ecco, ci sta ascoltando adesso. Allora, dicevo, mister, i cambi hanno fatto la differenza anche in questa partita, al di là della condizione fisica, basti pensare a Pettinari, è entrato bene anche il giovane Raul Moro. Se secondo lei questo è stato uno anche dei fattori determinanti in questa partita. E poi una piccola curiosità, com'è stato ritrovare Paolo Cannavaro, suo compagno ai tempi del Napoli? Abbiamo visto bello l'abbraccio ad inizio partita.
Beh, è stato bello perché con Fabio siamo stati, abbiamo fatto praticamente quasi tutte le nazionali insieme dall'Under 21 fino alla prima squadra. Io ovviamente un po' meno presenze di lui, però diciamo ho avuto il piacere di apprezzare un grande uomo e un grande professionista. Paolo ci ho giocato insieme 2 anni a Napoli, quindi ci sono un po' più in confidenza. Io credo che il presidente che ho salutato, perché presidente ho grande ammirazione per lui, per tutto quello che ha costruito in questa piazza dalla Serie C fino alla Serie A, secondo me ha fatto la scelta giusta, perché al di là del trascorso calcistico di Fabio, penso sia la persona giusta che possa ridare smalto a questa squadra che, ripeto, secondo me è assolutamente forte, tra le prime 4 assolutamente per valori tecnici. Poi ovviamente un conto, noi diciamo sempre sulla carta è così, poi il campo è in erba e spesso in questo campionato sovverte i pronostici. Per quanto riguarda la gestione della partita, ovviamente io mi sono tenuto i giocatori più rapidi, più frizzanti per l'ultima mezz'ora. Io dico sempre che il merito è dei calciatori, non dell'allenatore. Noi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. E le partite le vinci in settimana, nel senso per come ti alleni, per quello che è l'approccio, se tieni tutti sulla corda. E nonostante questo, il primo tempo il Benevento ci ha messo in grande difficoltà. Quindi un monito per noi deve essere quello di volare bassi con i piedi per terra, perché deve, oggi è vero, abbiamo vinto, ripeto, in un campo difficilissimo al cospetto di una squadra forte, ma il primo tempo è quello che ci deve servire per proseguire questo campionato, perché noi dobbiamo giocare ad alta intensità. Se no, noi l'alleniamo tutti i giorni l'alta intensità, e quindi la pretendiamo di vedere anche durante le partite. Buonasera mister. Lei lo scorso anno ha attraversato un momento difficile da cui poi la Ternana è venuta fuori. Il Benevento sta attraversando un momento difficile in questo inizio di campionato. Come se ne esce fuori alla luce anche della sua esperienza dell'anno scorso? Guardi, io non sono così, diciamo, presuntuoso per poter dare consigli a una società come questa, a un allenatore come questo e a dirigenti come ci sono qui a Benevento, che sapranno benissimo loro come, anche perché sono dentro la situazione, conoscano tutte le dinamiche che io non posso conoscere, e quindi non mi avventuro nel fare il professore, perché ho vinto la partita, e dire cosa servirebbe per superare questa crisi. Io dico che il Benevento ha tutto quello che gli serve, una struttura societaria importante, ha dei dirigenti bravi, ha un allenatore bravo e dei giocatori forti. Basta solo aver pazienza di recuperare la condizione fisica migliore, di recuperare quei giocatori forti che sono fuori, poi il Benevento partirà. Ora è il momento di serrare le fila e di rimanere tutti uniti, senza andare a cercare capri espiatori, senza fare processi, ma il campionato è lungo, è appena iniziato ora, non ho mai visto nessuno alla 9ª giornata né vincere il campionato né perderlo, e quindi in un campionato equilibrato come questo ogni domenica puoi fare e perdere punti, quindi la cosa più importante, l'unica cosa che posso dire, è di rimanere uniti in questo momento di difficoltà, di risultati ma non di prestazioni. Quindi, come ho detto anche in conferenza stampa, non ho la sensazione, non ce l'avevo prima e non ce l'ho neanche oggi, che il Benevento sia una squadra in crisi di identità. Manca solo il risultato, per il resto c'è tutto. Sonia, a te per l'ultima. Ha detto che la Ternana deve volare basso, ma quando potrà guardare la classifica senza soffrire di vertigini? 5 giornate dalla fine, se saremo ancora in questa posizione, cominceremo, diciamo, a sognare. Oggi, in un campionato del genere, dove ci sono 10-12 squadre che puntano a vincere, sarebbe da principianti pensare di aver già capito tutto di questo campionato. E ripeto, per noi è molto importante i primi 45 minuti, perché è lì che noi dobbiamo lavorare, non sui secondi 45 minuti, ma sul fatto che ci siamo messi un po' in difficoltà nel primo tempo, e non sempre sarà possibile ribaltare le partite come peraltro stiamo facendo, perché a Parma perdevamo 2-0 e siamo riusciti a ribaltarla 3-2 nel secondo tempo, però è ovvio che non è che ci potrà sempre andare così bene, no? Quindi noi dobbiamo ripartire da lì. Oggi abbiamo visto che dobbiamo ancora lavorare, che abbiamo ancora dei margini di miglioramento. Anche noi avevamo fuori Favilli, Agazzi, Capuano,
e Koulibaly, che diciamo sono giocatori tutti titolari per noi, quindi anche noi non eravamo messi benissimo, ma abbiamo attinto dalla rosa, abbiamo soprattutto in questi momenti, avendo avuto anche bravi allenatori da calciatore, mi hanno sempre detto di cercare di mettere i calciatori nei propri ruoli senza andare a inventarsi niente. E è una, diciamo, un insegnamento che io mi sono sempre portato dentro, e oggi abbiamo gestito quelle assenze coinvolgendo altri ragazzi che magari fino ad oggi avevano avuto meno spazio, ma senza andare a toccargli la suscettibilità, magari inventandoci qualche ruolo per sostituire i titolari. Questo penso che nella gestione del gruppo, del coinvolgere tutti, di far sentire, io dico la formazione un'ora prima di scendere in campo, perché voglio che tutti durante la settimana, durante gli allenamenti, abbiano il sogno di poter giocare titolari la domenica. E quindi il nostro mantra è quello di convincere, di coinvolgere più giocatori possibili, perché il campionato di B è lungo e su 38 partite hai bisogno di tutti, non ti puoi permettere di perdere strada a nessuno. Perfetto, grazie. Grazie a voi.